Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un brano che quasi curiosamente è molto poco ricordato e molto poco nominato tra i grandi capolavori della musica, diciamo, del 1900, ovvero Vincent di Don McLean. L'avevo conosciuto, avevo sentito per la prima volta questa canzone quando ero ancora bambina e ricordo che mi avevano fatto sentire, credo, il 45 giri e mi aveva assolutamente affascinato e se non erro era stata usata anche come colonna sonora per una serie televisiva italiana di cui poi dovrei cercare il titolo. La data di uscita di questo brano, Vincent, che diciamo subito è dedicato al genio di Van Gogh, è un vero e proprio omaggio alla vita, all'opera di Van Gogh, fu il 24 ottobre del 1971. Ecco, l'ho trovato. La trasmissione si articolava in 5 puntate. È del 1973 che andò in onda quindi in Italia e aveva come sigla Vincent di Don McLean è intitolata Lungo il fiume e sull'acqua. Infatti ricordo che su 45 giri c'era proprio l'indicazione di questo, del fatto che fosse la sigla. E dicevamo, il 24 ottobre del 71 uscì American Pie, un album di 10 pezzi firmato appunto da Don McLean. Tra questi brani troviamo Vincent. È un brano straordinariamente bello, su questo direi non ci sono dubbi. Dal significato però un po' nebuloso se non viene analizzato, come dire, al microscopio per capire tutti i riferimenti, perché è ricco di riferimenti alla vita e alle opere di Van Gogh. Tutto questo lo rende quasi magico. Don McLean, come molti altri, era convinto che Van Gogh fosse impazzito a seguito di una delusione d'amore, che poi è un convincimento che in parte è vivo ancora oggi nell'immaginario popolare. Questa delusione sentimentale l'avrebbe portato poi a dare l'addio all'esistenza. Ma quando il cantautore, quindi parliamo sempre di Don McLean, ebbe l'occasione di leggere un libro di Theo van Gogh, fratello del pittore, apprese che sia lui che Vincent van Gogh erano affetti da una malattia psicologica. Ed ecco che questo ci porta ad su tutto un altro piano di realtà, ovvero il fatto che non c'era molta comprensione per i problemi psicologici. Chiaramente la scienza doveva fare ancora tanti passi, ma anche nell'immaginario popolare, nella visione comune del popolo, era, come dire, uno stigma poco compreso. Ed ecco che arriva questa lettera, perché di questo si tratta, il brano è in sostanza una lettera che il cantautore scrive immaginariamente a Van Gogh. Ed è una lettera ricca di empatia, come appunto un dialogo tra un uomo e un altro uomo, o se vogliamo, tra un artista e l'altro. Esaminiamo un attimo il testo frase per frase. Tra parentesi, Roberto Vecchioni ne ha fatto una versione in italiano assolutamente gradevole, poetica e molto toccante, quindi
consiglierei anche l'ascolto della versione di Vecchioni, che comunque è abbastanza aderente, direi, al testo originale. Partiamo dall'incipit della canzone: Starry, starry night, paint your palette blue and grey, look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. I primi due versi, quindi, sono un riferimento a un dipinto di Van Gogh, La notte stellata, dove c'è appunto questa predominanza di grigi, di blu e il cielo stellato. Invece, Look out on a summer's day, quindi questo sguardo su un giorno d'estate, richiama il momento in cui Van Gogh si trova ricoverato presso l'ospedale psichiatrico Saint-Paul de Mausol di Saint-Rémy-de-Provence, quindi chiuso, impossibilitato a uscire, egli dipinse ciò che vedeva dalla sua camera, dalla sua finestra. Probabilmente il quadro a cui fa riferimento potrebbe essere il cortile dell'ospedale di Arles, ma sono ovviamente abbastanza delle supposizioni. Passiamo alla seconda strofa, Shadows on the Hills, quindi ombre sulle colline, Sketch the trees and the daffodils, Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy leaning land. Qui abbiamo tanti riferimenti a diversi quadri. Il primo è Viale dei Platani, vicino alla stazione di Arles, poi la ciotola con i narcisi, quindi daffodils, e poi due contadine che scavano in un campo innevato al tramonto. Mi aiuto con dei riferimenti che ho trovato in rete, perché onestamente non sono così specificatamente preparata sulle opere di Van Gogh da identificare ognuno dei suoi quadri. Passiamo poi a una frase più intimista. Now I understand what you tried to say to me. Cioè, adesso io capisco ciò che hai cercato di dirmi. And how you suffered for your sanity. Cioè, quanto hai sofferto per la tua sanità, ovviamente intende mentale, psicologica. And how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. Cioè, allora all'epoca non ti ascoltavano, forse lo faranno adesso, forse ascolteranno ora. Ora che in qualche modo la verità su di lui è stata rivelata. E riprendiamo dalla notte stellata, Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of China blue. Quindi c'è sempre riferimento ai suoi quadri, quindi è come se dipingesse contemporaneamente il ritratto di Van Gogh, la sua figura e anche i suoi quadri. Quindi abbiamo probabilmente i girasoli, i Flaming Flowers, the Brightly Blaze. E poi abbiamo il campo di grano con cipressi e, perché no, anche gli autoritratti. Infatti, quando ci parla del riflesso negli occhi di Vincent, di Blucina, ed egli in effetti aveva realizzato diversi autoritratti, sempre con questo colore blu. Poi abbiamo Colors Changing Hue, quindi lo scolorare di una gradazione nell'altra. Morning Fields of Amber Grain, quindi potrebbe essere il campo di grano con il volo di corvi, che effettivamente ha al tempo stesso elementi positivi e negativi, ovvero, come dire, la luminosità del campo, no? La luce dorata, ma al tempo stesso un presagio di morte. E anche un altro dipinto, I mangiatori di patate, che sarebbero i volti segnati, i Wither Faces Lined in Pain, che
che si placano sotto la mano amorevole dell'artista. Are soothed beneath the artist's loving hand. E poi abbiamo un'altra frase intimista che tocca il cuore in qualche modo, no? Tocca le coscienze. Ed è infatti la parte più emozionante. For they could not love you, but still your love was true, and when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. Loro non potevano amarti, e tuttavia il tuo amore era reale, e quando non è rimasta nessuna speranza in vista, in prospettiva, in quella notte stellata, come dire, hai detto addio alla vita, come fanno spesso gli amanti. Ma io avrei potuto dirti, Vincent, che questo mondo non era fatto per un essere meraviglioso come te, bello come te. Abbiamo poi ancora il richiamo Starry Starry Night, che è, diciamo, il leitmotiv di tutta la storia. Portraits hung in empty halls, cioè ritratti appesi in sale vuote, in stanze vuote. E i suoi quadri sono lì appunto, ma nessuno li guarda. E come a voler ancora rimarcare il fatto che lui sia stato incompreso. Frameless hats on nameless walls, quindi come dire, teste senza cornice su muri senza nome, è abbastanza toccante, no? Da questa sorta di solitudine. With eyes that watch the world and can't forget, cioè con occhi che guardano il mondo e non riescono a dimenticare. Like the strangers that you've met, quindi come gli stranieri che hai incontrato. E c'è una citazione che è stata attribuita da qualcuno a un'opera di Oscar Wilde, L'usignolo e la rosa, che ho sempre trovato estremamente tragico, la storia dell'usignolo che si sacrifica cantando mentre una spina gli trafigge il cuore affinché l'albero fiorisca di una rosa rossa. Ecco, l'ho sempre trovato straziante questa immagine. Comunque c'è un richiamo probabilmente a questo scritto di Wilde e quindi c'è una sorta di parallelismo fra la storia di Vincent e questa immagine. E termina forse un po' con un po' di disincanto, perché dice: They would not listen, they're not listen still, quindi non ti volevano ascoltare e non sapevano come farlo, e perhaps they never will, e forse non ci riusciranno mai, forse non lo faranno mai. Cioè, diciamo che si possono dare diverse chiavi di lettura, probabilmente. Concludiamo dicendo che il brano di Don McLean è stato oggetto di diverse cover, ad esempio una versione piano di James Blake, una versione di Ed Sheeran, addirittura Little Tony, e devo dire che questo mi ha stupito perché non ero assolutamente a conoscenza, e poi la già citata versione di Vecchioni, per me indimenticabile. Spero di avervi incuriosito, di avervi trasmesso un po' dell'emozione che a me ha sempre dato questo brano, che fa parte della mia infanzia, della mia adolescenza. E perché no, magari la voglia di ascoltarlo. Con questo vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio.